Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video. Io sono Gaia e questo è Senza Trucco, il mio mondo in cui reagisco alla vita, e non vuol dire che non mi devo truccare, vuol dire senza segreti. Io so tutto quello che c'è dietro il mondo beauty, ovviamente non solo, perché un po' di piccola esperienza nella vita quotidiana me la sono fatta, e quindi reagisco a tutti i consigli assurdi che vi danno questi canali tipo 5 Minute Craft o Trum Trum o anche Blossom, insomma ce n'è un mare, e la maggior parte dei consigli sono davvero assurdi. Si tratta di canali con milioni di iscritti che fatturano centinaia di migliaia di euro al mese e che dicono porcherie, non voglio essere volgare, e oggi ci concentriamo sui rimedi anti brufoli, in particolare perché in tantissimi vi chiedete di fare dei video su rimedi contro i brufoli e contro le impurità, perché so che tantissimi di voi sono affetti da questo problema come me. Del resto, per quanto riguarda il mondo ragazze, siamo più fortunate perché comunque possiamo mascherare le imperfezioni, mentre per quanto riguarda i ragazzi, se ci avete i brufoli ve li dovete tenere. Oppure ci sono tantissimi canali del mondo 5 Minute Craft e co che vi danno delle alternative alquanto speciali basate su qualcosa tipo, aspetta, non lo vorrei dire perché comincio ad avere un po' di prurito appena sento questa parola, tipo Colgate o tipo vasellina, per combattere i brufoli, ma non servono a una cippa, perché vi voglio ricordare, adesso mi raccomando, seduti, state calmi e ripetete insieme a me al mio tre: la vasellina è petrolio, quindi cosa caspita c'entra sui brufoli? Cioè, cosa caspita c'entra per l'uomo proprio la vasellina, cioè da bandire dalla faccia della terra, a maggior ragione sui brufoli, cioè proprio no. A me ci sono tantissimi video che vi danno rimedi beauty e che non vanno assolutamente bene, e io vi parlo invece delle mie, diciamo, è una cosa stupidissima, vi dico cosa dovete usare contro i brufoli, cosa va bene, cosa non va bene, e vi parlo di questi due prodotti naturalissimi, delle chioccioline, pure il nome è troppo simpatico, che vanno benissimo per la pelle che è, diciamo, è danneggiata. Infatti è una crema viso questa riparatrice, e questo invece è il siero, che è proprio una bomba, che fa benissimo per ricostruire le cicatrici, diciamo, dopo post brufoletti, e anche a prevenirle. Vi dirò insomma anche come applicarla, quindi cioè usiamo cose che hanno senso, vi dirò cosa funziona all'interno di queste creme, ma prima andiamo a vedere quali sono i rimedi che ci propone il web. Mi sono accorta, mettendo un attimo pausa e ricominciando il video, che non so per quale motivo sembra che io abbia le mani arancioni. Ma se io me le guardo sono normalissime, perché sembrano arancioni? Cioè, però è vero che l'altro giorno ho aiutato mia mamma a pulire le noci, ho tolto il mallo delle noci e avevo le mani arancioni, ma cioè sembravano tornate normali, cioè scusate, sembra che ho le mani arancioni, ma va bene, ci deve essere sempre qualcosa che non va. Comunque, andando avanti, allora abbiamo questo video di 5 Minute Craft che è 33 Easy Life Hacks for Dual and Acne Skin, un video con 1 milione di visualizzazioni. Gelatina, latte, pappetta, microonde per 1 minuto. Ok, e quindi che ci fai con latte gelatinoso? Pennellino? Cosa dovrebbe servire come maschera per i punti neri? Ma perché, dico io, il latte per i punti neri? Ma quando si è sentito mai? Non è che vi fa male, attenzione, questo proprio non vi fa niente, chiariamo questo leggero aspetto. Avete perso solo tempo, non vi fa niente. Avete la pelle sicuramente più liscia, ma anche se vi facevate un leggero scrub. Allora, brufolazzo. Hanno fatto la black mask a una fragola per far vedere com'è vero che toglie i semini, ma vorrei ricordare che comunque i punti neri non sono proprio la stessa cosa dei semi di una fragola. Quindi carbone vegetale, acqua e gelatina, e fanno una black mask. Su questa sono d'accordo, perché non stanno utilizzando la colla vinilica ma la gelatina. Soltanto che la potete fare una volta sola e poi tutto il resto la dovete buttare, purtroppo, se non la mettete in un tubetto dove non esce un minimo di prodotto e non entra aria, allora non vi durerà mai. Però questa non va male, cioè questa va bene. Brufolazzo, aia, che schifo, brutto, aglio, ma perché l'aglio?
voi sapete la puzza che fate, 5 minuti con l'aglio in faccia, e poi non è vero, cioè non funziona l'aglio contro i brufoli immediatamente, cioè magari a lungo andare, se lo fate ogni giorno, ma vi dovete mettere ogni giorno l'aglio in faccia, può fare qualcosa, ma non è che dopo 5 minuti vi scompare un brufolo che sembrava un vulcano, cioè non succederà mai. Un po' di colla vinilica sulla faccia. Quindi usano l'aloe vera. Sì, l'aloe vera è un gel contenuto all'interno appunto dell'omonima foglia, sembra il Piero Angela, che ha proprietà proprio idratanti e cicatrizzanti, però a parte che dovete avere questo, tutto questo non lo dirà mai nessuno, una foglia di almeno 6 anni di vita, cioè vuol dire grande così, e poi quello che fate lo dovete utilizzare al momento, perché poi si ossida e non fa più niente, ma ovviamente se avete la colla vinilica in faccia non vi fa niente. Cioè chi è che si sveglia la pellicola in faccia? Nessuno. Però di base è vero che l'aloe vera fa benissimo alla pelle. Ma adesso veniamo al momento clou dei rimedi che vi ho già detto. Cioè se voi la mattina vi svegliate con un brufolazzo, ci mettete, ovviamente deve essere Colgate, ragazzi, se non è Colgate non vi faccia, non potete, pausa, non potete pensare che un pasta del capitano vi faccia passare un brufolo o un lurido Mentadent, cioè non va bene a Z, che schifo è. Cioè voi dovete utilizzare il Colgate, aspettare 2 minuti e lavare, e allora vedrete che Colgate avrà fatto il miracolo, sempre sia lodato, e sarà scomparso il vostro brufolo. Cioè vedete la magia? Solo con Colgate. Io sono scioccata, ma basta con sto Colgate, magia! Poi qua, andando fuori dal mondo 5 Minute Craft, troviamo una serie di video, basta che scrivete brufoli vasellina, cioè vi spuntano video da... Ce n'è uno che ha 1,2 milioni di visualizzazioni, in 3 days rimuove i punti neri e cicatrice dell'acne con la vasellina. Cioè io sono scioccata. Antibatterica, antinfiammatoria, cioè ti fa il cappuccino, ti porta la posta a casa. Quindi allora lei che cosa fa? Prende la vasellina, qua posso anche togliere perché tanto parla in inglese, è male pure. Prende un cucchiaiazzo di vasellina, che vi ricordo essere petrolio, lo scioglie, ci mette del gel di aloe vera più fino di una moneta da 30 centesimi color verde criptonite. Quello è un gel basta tinto di verde. Chi ha visto nella vita del gel di aloe vera sa che non è fatto così, quindi... E poi... Non ha senso, perché la vasellina è olio, cioè tutto olio diventa finto perché è petrolio. Petrolio, battuta. Non si unirà mai con il gel di aloe vera, poi si separerà, perché quella è acqua e l'altra è... Poi ci mette l'olio d'oliva del Carrefour. Ma perché? Cioè quali sono le proprietà cicatrizzanti, antiacne, antibatteriche di sta cagata? Mescola. Cioè vedete che schifo, tutto separato a grumi, ma che è sta? E poi? Polvere di sandalo. Vabbè, magari questa potrebbe avere qualche proprietà, proprio questa non ci vedo niente, è una polvere. Yogurt curdo. Mamma che schifezza, mamma che porcheria. Ok, dopo che hai fatto questa pappa color cacca sciolta, color diarrea, color non vomito, perché sembra quello, cosa fai? Applicare in tutta la tua area affetta da cosa? Affetta da follia? Massaggia gentilmente per 1-2 minuti e poi prenditi e vatti a buttare nella discarica. Allora, foto fintissima, photoshoppatissima di prima dopo con la vasellina. Ma che cosa hanno? Qual è la vostra malattia? Questo, ragazzi, non funziona nemmeno in 10 milioni di anni. Ovviamente non fatelo. E vi ripeto, come questi ce n'è tantissime. Poi c'è questo, how to apply vaseline to remove pimples fast. No, la vasellina sui brufoli, no, la vasellina è... petrolio, il petrolio in faccia sui brufoli. Adesso io vi parlo degli ingredienti che davvero fanno qualcosa contro i brufoli. Innanzitutto quello che dovete fare per evitare che i brufoli possano infettare l'area vicina è innanzitutto non li dovete toccare. Se li spremete, li toccate, fatelo a mani pulite e immediatamente dopo pulite bene la zona con acqua e sapone delicatamente. Dopodiché dovete applicare un prodotto antibatterico e cicatrizzante perché la zona è molto irritante.
serata. Quindi quello che fa tantissimo è il gel di aloe vera. Io sto utilizzando dei prodotti a base di gel di aloe vera e bava di lumaca, e anche la bava di lumaca dovete sapere che è un ottimo cicatrizzante, è derivato ovviamente dalla lumaca, ma la cosa bella di questa marca, le chioccioline, trovate questi prodotti in vendita su Amazon, è che non è estratta, diciamo, in maniera crudele, ma è assolutamente cruelty free, perché viene fatta in maniera naturale e poi le lumache vengono rilasciate in libertà, quindi assolutamente non soffrono minimamente, mi sono informata bene. È praticamente la cosa bellissima, innanzitutto, e vi consiglio, straconsiglio questo siero. Questo è un siero ottimo, fatto praticamente al 98% di bava di lumaca. Questo è praticamente tutto bava di lumaca, che è super cicatrizzante e crea un film sopra la pelle che aiuta, diciamo, a non far uscire eventuali sostanze, diciamo, infettanti nel resto dell'area, quindi non fare, diciamo, aumentare l'acne sul viso. Poi abbiamo gel di aloe vera, vedete, aloe vera leaf juice, che è proprio cicatrizzante ed è antibatterico, quindi già questi due primi ingredienti sono una manna dal cielo, no vasellina, no Colgate. E poi abbiamo acido ialuronico, quindi ovviamente anche un potente anti-age, previene le rughe, è un ottimo idratante, perché come sapete gel di aloe vera, bava di lumaca e acido ialuronico vanno in profondità e quindi idratano fino in profondità la pelle. E poi semplicemente abbiamo gomma xantana, che serve a creare il gel, come ben sapete, e che tra l'altro è anche molto appiccicosa, quindi in sinergia con tutti questi altri gel crea proprio una specie di pellicola, voi quando applicate a viso pulito sentite proprio tirare, per questo è anche un bel anti-age. E poi semplicemente conservanti ottimi, quindi questa la straconsiglio, ora vi mostrerò come utilizzarla. E poi c'è anche la crema viso, se avete la pelle comunque e anche un po' più secca, perché li potete usare singolarmente, ma li potete utilizzare anche in sinergia, e li uso entrambi, ma adesso che c'è più caldo e questa la metto un po' di meno, sono sincera. E questa è anche proprio una bomba anti-age, ma contiene anche tanta bava di lumaca. Qua abbiamo tra gli attivi, subito vediamo al terzo posto, c'è la bava di lumaca, poi c'è il burro di karité, poi tra gli attivi abbiamo anche l'estratto di quercia, penso che sia l'olio di argan, è quindi molto 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 idratante. Però assolutamente quello che straconsiglio per le cicatrici è questo, perché all'insieme di tutti i miei ingredienti preferiti contro la pelle grassa, e soprattutto non contiene un filo d'olio ed è leggerissima. Questa crema poi è fantastica perché è super burrosa, cioè proprio vedete che è burrosa, burrosissima, ma non è per niente grassa, a parte il profumo, quella non profuma, quindi va bene anche ad esempio per un uomo che non vuole un odore femminile, un ragazzo, una ragazza, ce lo possono usare tutti. Ma questa crema, l'odore è dolcissimo e floreale, quindi è fantastica, ma nonostante sembri un burro, non unge, cioè è fantastica, non unge minimamente e funziona benissimo, cioè vi lascia la pelle che sembra quella di un bambino. Quando io li metto insieme ho la pelle tipo con i pori piccoli piccoli, quindi comunque restringe pori, e la crema va a morbidire tutto il resto e mi lascia questa pelle super soffice, delicata, proprio è buonissima, troppo buona. Cioè insieme questi due prodotti io li stra adoro, vi straconsiglio di acquistarli, trovate il codice sconto per acquistarli scontatissimi su Amazon con la spedizione gratuita, ovviamente potete prendere questo o quello, andando incontro all'estate io vi straconsiglio questo davvero, a meno che non avete proprio esigenza di avere pure la pelle idratata, prendete questa, o altrimenti se potete entrambi, perché sono studiati per essere applicati insieme, dato che qua ci sono gli oli e qua ci sono praticamente tutte le sostanze invece che non contengono oli, le sostanze acquose, e praticamente è un gel puro di bava di lumaca, anzi è arricchito con attivi pregiatissimi, leggerissimi, anti-age e anti-brufoli, cioè proprio quello che fa per voi se state cercando qualcosa per eliminare al massimo i brufoli. E adesso vi farò vedere come applicarli, e anche che le ambulanze non decidono mai di suonare quando sto registrando i video, e vi farò vedere anche come potenziare questo gel anche con l'aiuto di lipoestratti oli essenziali, se volete proprio un effetto ancora più immediato. Quindi vi lascio subito all'applicazione. Quindi allora vedete che ho proprio delle piccole macchiette che sono dovute proprio a macchie del viso ormonali, diciamo, che hanno sia uomini che donne, ragazzi e ragazze, insomma chi non le ha mai avute nella vita.
Vedete che è proprio un gel super viscoso. L'Inci è davvero ottimo. Insomma, già ve l'ho letto, cioè ve lo leggerò perché questo lo monterò dopo. Ed è pulito, semplice, fantastico. Quindi che cosa faccio? Innanzitutto lo metto su tutto il viso, così qualche zic va bene. Poi adesso che è scoppiato il caldo, cioè è una benedizione, mi rinfresca tantissimo. Io adoro i gel, proprio lo sapete che li adoro. E poi che cosa faccio? Prendo un cotton fioc e ci vado a mettere una goccia di oli essenziali, diciamo. Questo è un olio o un essenziale, infatti vi ho fatto l'esempio, oppure un lipoestratto. Il lipoestratto è molto più forte e quindi vado a ungere la punta del mio cotton fioc. Questo è il lipoestratto Leno Beauty Timo e Salvia per pelle impure e grasse. Ora li vado a mettere entrambi e praticamente non fa profumo. Lo metto qua, soprattutto qua, questo maledetto disgraziato, ma più che altro ormai è una crosticina. Qua e qua, questo è l'ideale perché non dà allergie di nessun tipo, perché manca proprio la sostanza allergizzante che è tipo la fragranza. Però voglio farvi vedere che va bene anche con l'olio essenziale. Quindi questi sono oli essenziali tonificanti e purificanti, lavanda, rosmarino e tea tree. Quindi se non avete proprio questi tre insieme, va bene anche soltanto lavanda, soltanto rosmarino, soltanto tea tree. Però ne metto solo una goccia, non di più, e velocissimamente faccio 1, 2, 3, 4, 5, mentre ancora diciamo si sta assorbendo il resto ed è bagnato. Quindi questo è un rimedio velocissimo per purificare le zone che sono affette da brufoli e quindi per comunque purificare, evitare che si possa ingrassare e troppo la pelle attorno. Quindi altro che rimedi strani. E poi però non sul naso, non sulla zona T, vado a mettere questa crema che è fantastica, è proprio fantastica. E perché comunque fino all'altro giorno c'era freddo, quindi c'era pioggia, vento, per me andava benissimo. Oggi ci sono quasi 30 gradi e non tollero più le creme sulla zona T, le metto praticamente soltanto sulle guance, sul collo e sulle labbra. Mamma, il profumo è buonissimo, tra rosa, tipo mela, troppo buono. E comunque non è per niente unta, sono io che sono con la pelle grassa in maniera allucinante. E comunque vado anche un pochettino a spalmare quel poco di, diciamo, di olio attivo che avevo messo prima. E questo ha un ottimo effetto perché comunque è cicatrizzante, quindi è ottima contro i brufoli, proprio come se fosse una cura. A parte ovviamente il gel, che secondo me è fondamentale. Voi vedete, è proprio tipo burrosa, super burrosa, ma allo stesso tempo leggerissima. Non so come abbiano fatto, cioè questa cosa è fantastica. E anche sul collo, importantissimo. Questa va bene sia la mattina che la sera. Se avete una pelle normale o secca, cioè 2-3 volte al giorno, non mi unge proprio, cioè già sono asciutta, penso che lo vediate, asciuttissima, per niente unta. La metto anche sulle labbra, che quelle fortunatamente non sudano. È un minimo comunque nel contorno occhi, ma non sulla zona T, cioè qua ovviamente non mi suda la pelle sotto gli occhi, ma già in questa zona sì, quindi assolutamente non ci provo. Anche sulle palpebre voglio evitare, lascio solo il gel, fine, stop. Questo è quanto. Quindi anche come base trucco va benissimo, però prima di truccarvi aspettate almeno 5 minuti, fate assorbire tutto per bene, è fondamentale per evitare la formazione di brufoli, per evitare la formazione di impurità e avere le mani pulitissime quando vi truccate, i pennelli, la spugnetta super puliti, perché altrimenti se andate a mettere qualcosa di sporco sui pori belli puliti si infiammano, spuntano brufoli, punti neri, si occludono. Quindi assolutamente, anzi, se potete evitare di truccarvi è meglio. Io ora devo registrare, quindi mi devo assolutamente truccare perché farò un po' impressione in questo momento. Quindi questa è l'applicazione e questo è un trucco semplicissimo, abbinato logicamente agli effetti cicatrici
cicatrizzanti e rigeneranti dell'aloe vera e della bava di lumaca per eliminare le impurità. E vi posso dire che diciamo, tutti questi brufoletti erano molto più intensificati. Qua logicamente una crosticina ci vuole un po' di più tempo prima che si tolga. Avete ovviamente un codice sconto per acquistare questa crema, tutte le informazioni ve le lascio nella descrizione, vi ricordo che la trovate su Amazon. Dunque, avete visto come fare per diciamo risolvere il problema dei brufoli in maniera naturale, avete visto anche cosa evitare, dei consigli sul web. Ora, se volete essere salutati nel prossimo video, vi invito a commentare tra i primi 100 scrivendo mi saluti, così vi saluterò nel prossimo video, che potrebbe essere ovviamente un'altra reaction. E adesso passo ai saluti delle 100 persone che mi hanno chiesto di essere salutate. Quindi ovviamente io vorrei salutare tutti, ma non ci riesco, me l'avete chiesto tipo 1500 persone. Come al solito cerco di tenermi larga, magari non sono proprio 100, sono 110, così, però su per giù sono quelli. Ovviamente in questo video, se non siete stati salutati, potete richiedermelo se siete entro i primi 100, e ovviamente non vi offendete se non vi ho salutato, magari mi chiedete un cuoricino, se lo leggo ve lo metto. E un'altra cosa, se già siete stati salutati, ovviamente non me lo richiedete, perché sicuramente a me sfuggirà. Quindi allora, saluto Sara Pessotto, Elisabetta Tomassi, Vincenzo Avallone, Michela Di Biagio, Rainbow Wolf, Chiara Leonetti, Francesca Scianna, Alicia Pinna, Queen Mina 1934, Federica Fabretti, Erika Serafino, Beatrice Furnari, Sofia D'Angelo, Isabel Bonfanti, Consolino Forever, Cousins Forever, Annalisa Scamardella, Licia Di Tillo, Smile con 308, Massimiliano Silvestri, Jessica Caccia, Sara e Sabrina, Giusy D.I., Caro 5, cioè Caro B, non so, sembrava il 5 in latino, Elisa Caliendo, Lakami Infinity, Samantha Germandi, Roberto Brancaleon, sconosciuta.it, The Gamer Girl, con la faccina tipo a cagnolino, Carmela Grimaldi, Martina Recanati, Miki 23, Aida 06, Sophie's Diary, Maria Alessandra Maurigi, Aurora Enrico, Domenico Angione, Greta Abbamonte, Ferrari, Carola Catalano, Francesco De Franco, Elizabeth Dance, Diana Calfapietra, Manuel Rapisardi, Solo Sushi, Annabeth Cheese 06, Gina Scardaci, Laura Malena, Carmela Grimaldi, non lo so, qua c'è scritto che si chiama Rossella, non lo so. Poi Penguin Ita, Domenico Angione, Federica Mangione, Giulia Imbriani, Elisea Roggio, Melissa Caravelli, Maria Alessandra Maurigi, Caterina Bono, Stesi Muca, AZ Junior, AZ, si deve chiamare Colgate. Aurora Enrico, Fefe Unicorn 07, Miriam e BTS, Kawaii Girl, Claudio Falcer, Chiara Kawaii, Filippo Bruschi, Massacratore 130, Arianna Biancospino, Michela Bruno, Dark 4716, GX Denise, Gabriella Ferrario, Sofia Casoria, Gourmet 02, Simona Begage con la J, Aya Nawar, non lo so, si legge così, Intobsari Channel, Maria Raffaella Fichele, Fabio Usai, Raffaele Tramontano, Novica Redic, Angelo 88, Criperina 2011, Mario D'Angelo, Serena Ranieri, Dajanira Roccaforte, Marghe B, Melissa Bonapitacola, Simo Wolf Princess, Asia Ber, Massimiliano Suricchio, Emma Rossi, e qua ce n'era uno, oddio, non lo so, tagliate il nome, scusami, non lo so, c'è tipo un simbolo nero con una cosa gialla, non lo so. Comunque ti saluto, mi hai scritto mi saluti nel prossimo video, ti ho detto se è la mia preferita, ma ho tagliato il nome, mi spiace. Poi Noemi Chimenti, Michela Hisrov, Sabrina D'Amato, Elisa Sartoris, Micol Bambaci, Alessia, Maria Rosa Gianotti, Ludovica Barbi. Fine, sto morendo. Quindi ovviamente mi piacerebbe salutare tutti, non è possibile, quindi riprovateci, ritentateci, spero che abbiate fortuna, vi mando un bacio grande e ci vediamo al prossimo video, ciao!